Sì, grazie Presidente. Farò un unico intervento su tutti i nostri emendamenti che vanno dal numero 5 al numero 12, anche se poi all'interno c'è un subemendamento che andremo ad esaminare. E in molti casi si tratta di alcune precisazioni al testo che era stato presentato, alcune specifiche. Specifichiamo ad esempio il termine autoveicoli anziché veicoli, così da non indurre in ipotetiche tassazioni. Ipotetici pedaggi, scusate il termine, anche per gli scooter, per le due ruote. Non abbiamo mai pensato di dover prevedere il pagamento anche per questo tipo di veicoli. Andiamo a specificare anche l'area, che è quella della ZTL VAM, che è un'area equivalente a poco più della metà dell'attuale anello ferroviario. E soprattutto c'è un ultimo emendamento sul quale mi vorrei soffermare, che è l'ultimo, il numero 12, che abbiamo preparato a più mani anche con il Dipartimento Mobilità e Trasporti, che ringrazio, che va un pochino ad elencare tutti i nostri interventi, perché se innanzitutto è vero che interventi per ridurre la congestione privata di per sé già fanno aumentare la qualità del servizio del trasporto pubblico, sarò ripetitivo, ma lo dirò ancora una volta. È chiaro che molto spesso oggi il trasporto pubblico, soprattutto in superficie, è carente per la fortissima congestione stradale che c'è, soprattutto in determinati assi e soprattutto in determinati orari. Lo abbiamo visto, ad esempio, con le recenti corsie preferenziali che abbiamo protetto a Viale Libia, Viale Eritrea e a Viale Filiberto, che da subito i tempi di percorrenza delle linee che passano su quelle strade sono migliorati di diversi punti percentuali. Dicevo, in quest'ultimo emendamento andiamo un po' a elencare gli interventi che abbiamo messo in campo in questi primi 2 anni di mandato e sono dei risultati importanti. All'inizio del prossimo anno, ad esempio, aprirà, dopo una gestazione di quasi 10 anni, il corridoio filoviario Laurentino, che era un'opera importante, attesa dalla cittadinanza, i cui lavori erano bloccati quando siamo arrivati, ma che invece con determinazione e convinzione abbiamo sbloccato. Pensiamo ovviamente alla rete di metropolitana, come è cambiata con l'apertura della metro C a San Giovanni, pensiamo alla riorganizzazione in atto del servizio di superficie con l'introduzione anche di linee espresse nel centro storico, penso alla linea 51 che abbiamo modificato appena ci siamo insediati. Penso anche ai minibus elettrici che torneranno a circolare per le zone del centro storico il prossimo anno, intorno a febbraio-marzo. Questi minibus erano fermi da 3 anni nei depositi di ATAC. Si è rimessa in moto l'azienda, ha fatto un bando, è stato aggiudicato e adesso dei soggetti stanno lavorando per revampizzare, per rigenerare questi minibus elettrici tanto attesi e che torneranno dopo quasi 4 anni a circolare nelle strade della nostra città. Penso al piano industriale di ATAC, appunto, ai 600 nuovi autobus previsti da piano, i primi 227 arriveranno nella prima metà del prossimo anno, quindi tanti risultati concreti sul trasporto pubblico che stiamo mettendo in campo e che quindi ben si conciliano con interventi di moderazione del traffico privato. Da ultimo, lo cito sempre, lo cito ancora una volta, il PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Abbiamo previsto tantissimi interventi per la mobilità su ferro, per le infrastrutture su ferro, nuove linee tranviarie, prolungamenti delle linee metropolitane. In particolare, lo voglio ricordare anche all'Aula, entro fine anno andremo al Ministero con dei progetti pronti di nuove linee tranviarie. Parlo della tranvia, andremo al Ministero, al MIT, per farci finanziare questi progetti. Andremo con i progetti definitivi, quindi con opere cantierabili nel giro di un anno o poco più. Penso alla tranvia su Viale Marconi, penso alla tranvia su via Cavour, penso alla tranvia su Viale Palmiro Togliatti, penso alla tranvia Tiburtina, molto importante tra Piazzale del Verano e la stazione Tiburtina. Penso alla rigenerazione, riapertura e riqualificazione della ferrovia Roma Giardinetti, penso all'acquisto di 50 nuovi tram. Quindi tanti interventi che abbiamo messo in campo in questi primi 2 anni che vedremo concretamente a partire dal prossimo anno, oltre agli interventi già realizzati o in corso di realizzazione quest'anno, pensiamo alle nuove corsie ciclabili. Quindi dicevo, tanto lavoro, giusto anche lavorare in parallelo con degli interventi che puntino nei prossimi anni a moderare il traffico privato. Grazie Presidente. A lei.